Lui è Mr. X, un forziere. Proviamo ad aprirlo. Ah, c'è un ristorante di là, però non gnagna. Però gnagna. C'è la gnagna. Vai, vai. Una calabria a cani. E la gente non ti chiede di uscirle. Tu sei Sabrina, esci la vagina, io. Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi vi mostrerò la casa più strana in cui io sia mai stato. Io davvero voglio conoscere il proprietario di questa casa, perché o è una persona dannatamente intelligente e creativa o è un pazzo. Ma ora capirete perché. Ovviamente la prima cosa che serve in una casa, ma lo dico proprio per esperienza personale, è una ferita da stiro in miniatura. Cos'è questa cosa? Ma soprattutto, dove l'ha trovata? Dove l'ha trovata? Lo chiameremo Mr. X. Chiameremo Mr. X il proprietario di questa casa, che resterà un po' un'incognita nella vita di noi youtuber. Ce la farò? Dai, su. Eccola. Abbiamo il reggivino, ovviamente senza vino. Qua, vabbè, per la raccolta differenziata, credo, no? Sì, per la raccolta differenziata. Vabbè, queste sono cose tradizionali. Qua abbiamo tantissime penne, accendini. Cosa sono? I portaregoli? Sono... non so sinceramente cosa siano queste cose, poco mi interessa. Vabbè, queste sono cose normali. Poi abbiamo, come in tutti i cartoni animati che si possono rispettare, il box del pronto soccorso. Io voglio vedere cosa c'è dentro, perché sono sicuro che si apre. Quindi un attimino. Ok, ci siamo. Apriamolo. Il misterioso box di Mr. X. In realtà non sono nient'altro che bollette e i manuali d'uso delle cose. Un po' mi deludi, Mr. X, giusto un po', ma mi deludi. E qui abbiamo le bollette. Basta solo vedere che ha una lavagnetta, con proprio i gessi e pure il cancellino, quello là vecchio stile tra l'altro, in cui ti dà il benvenuto. Welcome! Che bella faccia, un mio ritratto proprio. È una pianta grassa che ci sta sempre. Ovviamente abbiamo anche il frigorifero con solamente drink zuccherati, che io non bevo perché sono sano, più o meno. Qui abbiamo un freezer. Ah no, cazzo, è fermo per manutenzione questo. Sicuro? C'è qualcosa dentro? Ah no, vedi che funziona allora. Ora il mondo dei mates. Qua stanno editando tutti, nessuno saluta, che pezzi di merda. Comunque, continuiamo il discorso cose strane. Per fermare le porte abbiamo le palle dei carcerati. Pesano un fottio, non ce la faccio a tenerle. Però sono belle, sono vintage, no? Si dice, no, non è vero. E poi ragazzi, qua io mi sono spaventato quando l'ho vista, pensavo fosse un elefante, non so, deforme. C'è un seggiolino della bici attaccato al muro. E il bello è che è anche comodo. Cioè, regge. Questa è proprio, cioè, un'opera d'arte. Ora non leverò le cose di Papa Vegas se non si incazza. Però questa è una valigia fatta a poltrona. Tu non l'avevi notato? Non è vero, che cazzo dici? Guarda qui, c'è la valigia. Senti, lo fa Vittorio Sgarbi adesso. E dentro ci si può sedere. Qua ovviamente non manca mai nei nostri appartamenti il divano di casting couch. E qua un quadro che dice che unto è never tired, non si stanca mai unto. E nel caso, cosa? Ah, non vi ho presentato la guest star di questo video. C'è la mano della famiglia Adams, che è in pensione, come vedi, infatti è molto, insomma, ha degli accendi bianchi. E regge una bellissima lampadina dentro un barattolo che ho staccato per collegare l'alimentatore del computer, giustamente. Ah, là c'è un codice QR, magari vedo dove l'ha comprata. Guarda qua che bella, stringiamo le mani. Abbiamo delle piante che sono davvero davvero molto interessanti. Guarda qui, cosa sono? Sono le patatine al formaggio. Proviamo a mangiarle. Che schifo. Lui è Mr. X, è una sua rappresentazione proprio fatta su misura. Anche le parti genitali, insomma, sono proprio esatto. Lui è il signore che spaventa sempre Stephanie nei suoi incubi. È il pagliaccio che lo perseguitava da piccolo. Guardate lei quanto è bella, guardala. Mi sa che mi sbaglio. Ma non siamo in una pubblicità di Abercrombie, vai via. Sì. Questa invece è la camera. La smetti? Mamma mia che. Ma lasciamo stare.
Questa è la camera dove dormiranno Stefano e Sasha. Ed è molto... La smettiamo? Per favore. Grazie, sto cercando di fare una cosa seria. Che cazzo dico? Qua ci sono le cose per le candele, fatte di candele, fatte di cera. Interessate, fatte di candele, che cazzo dico? Un forziere, proviamo ad aprirlo. E dentro non c'è assolutamente niente. Riviste, perché comunque Mister X è molto acculturato. E qui abbiamo un armadietto dalle dubbie capacità di inventario. Voglio dire, qui cosa cazzo ci metti? Se ci entra malapena la mia mano, non lo sa nessuno. Sasha, cosa stai facendo? No, Sasha, è pericoloso. Battuta, uno! Abbiamo capito che Sasha ha problemi, ma questo era risaputo. Qui, nella stanza mia e di Vegas, che come sempre è la più piccolina, papà Vegas non ha diritti. No, Sasha, doveva essere un video serio sulla casa strana. Ma cosa? C'è il pandan con le mutande. Ah, Agab. Il pandan. Papa Vegas è impassibile, abbiamo trovato un esemplare di Papa Vegas che non si arrabbia. È tipo il leone in safari che sta sotto, cioè si ricordano tutti che ammazzano, sbraitano e poi in mezza giornata la passano sotto il cespuglio a dormire. Arriva Papa Vegas! Qui invece abbiamo una bellissima bacheca, possiamo dire, dove sono messe tutte delle conchigliette davvero davvero molto belline. Non sto capendo cosa sta succedendo. Ma che cazzo me frega. First person pallon shooter. Ha tirato una ginocchiata alla valigia. Attento. Oddio, stai per pigliare il lampo ad aria. Vabbè, in tutto questo, perché sei in mutande? Altra palla da prigioniero. Il bagno in realtà non è strano. È un po' piccolo. Questi sono abbastanza tozzi. La torcia, vabbè, la torcia, la doccia è bellina, ci sta. Questa, signore e signori, è la parte più bella della mia. No, aspetta, non è che non sa come. No, niente cascate, sa, dobbiamo starci. Niente tuffi. No. Dobbiamo starci una settimana vendendolo. Niente cascate. Allora, la mia parte preferita di questa casa, signore e signori, è il carillon. Guardate quanto è bellino questo carillon. Guardatelo. Quella è la carta igienica. No. E siamo vicini a San Siro. Ma vaffanculo. Ma io non gioco a Clash of Clans. Ma quanto cazzo è lunga questa cosa? Se mi rotolo in regia non finiscono mai. No, fermo, no. Ecco, è finito. Mannaggia. È finito. È finito. Ma che cosa stai... E perché sempre in mutande? Ma spegni questa masca! Ragazzi, il video era iniziato serio per mostrarvi le particolarità di questa casa, che a parte gli scherzi apprezzo veramente, mi piace davvero, è molto particolare, è unica. Però ovviamente quando c'è registrato con i mezzi, subito casino. E quindi, per questo video... Non volevo. Sì, vero. Bravo Sasha, chiedi scusa. Ragazzi, scusatemi, cioè scusate cosa si fa qua intorno, un po' di gnagna, happy, funny. Are you here like for long? Niente gnagna. Restaurant, his name is Sasha, she's Monica. Monica? No, cognome. Ah. Ci sono pulito il terrona, via. Ma sai, signore. Palermo, yes. Sono ci terrona.
Ehi, sei da Roma quindi? No! Minchia, sì. Raga, bazzo che l'hai fatta? Do you know where is the metro? Chi è se vengono a metro? Metro? Yeah, like but there. Un po' di figa? There, like the red oh, sign perfect. Over there. Okay. Okay. So you don't know where is Gnaggia. Ah, scusa, dovete chiedergli voi una cosa, ve l'hanno chiesto loro alla fine. Eh sì, sì, sì. Ah, c'è un ristorante di là, però non Gnaggia. Però non c'è la Gnaggia. Ok. Bye. 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 Ragazzi, la gente pensa che è Anima, no? Che fa casino, no? Ma l'ignoranza. Cosa? Siamo due zoppi. Chi fa con lo zoppo? Ragazzi, sono gli zoppi. Mi sono fatto. Gli racconti come mi sono fatto male. Ma questo video esce prima di quello di Stan, mi sa. Ah, non puoi. Vabbè. Ma cazzo me ne. Però il demone del pianoforte. Spoiler. Spoiler. Praticamente mi ha fatto una scivolata tipo Piqué. Boom! Io non mi sono fatto niente, lui si è massacrato il piede. Si è proprio fatto male, gli usciva il sangue. La luciata. Ma è fuori fuoco. La gamba della sedia. Sì. Vogliamo una battaglia rap? Vai Sabrina. Vai. Io. Vai Sabrina, caccio la vagina. Vai Sasha. Risponda Tudor. E Tudor è... Zitta, una calabria cane. E la gente non ti chiede di uscirle. Tu sei Sabrina, esci la vagina, io! La gente pensa che è Anima quello strano, ma l'ignoranza, a parte quando arriva Tudor! Quando c'è Tudor, c'è ignoranza, il nuovo spot della Vodafone. Sasha, abbiamo capito che stai male, ma... Mi deve portare ma no, ma... Due infortunati al posto di uno, che bello! Troia! Troia me! No, in avanti, no, prendo una boccata. Alide del culo! No. No, ragazzi, io ho le gambe possenti. Adesso devi solo darti una spinta. Ma noi dovevamo andare a mangiare. No, ma l'hai dimenticato il campanello a casa? No, ci vuole. La vacca. Ragazzi, c'era un signore nella macchina tutto il tempo. Tutto il fottuto tempo c'era un signore nella macchina. Sabrina, ma che cazzo sei? Hulk Gamer. L'incredibile Hulk. Non sei neanche tanto pesante. Finalmente fa qualcosa di utile. Dai, Sasha! Io avevo capito che era un ristorante di sushi dove stavo andando in realtà. Cosa? Io ho capito che era un ristorante di sushi dove stavo andando. E in teoria dovevo andare al sushi. Poi mi ha detto, ma tu come hai preso? Tu la carne quando la mangi? Dopo. Alla fine dei conti è un ristorante brasiliano. Va bene, umilmente. Bravo, sta giusto. Ci hanno portato la banana fritta. No. Che non ti piace la banana fritta? No, a pezzi lei non piace. Non ho capito. No. A pezzi a lei non piace la banana. Ah, hai capito, povera Sabrina. Comunque proviamo la banana. È mangiata la banana. È buona e dolcissima. Vabbè, è il primo pezzo di carne, assaggiamo pure questo. Baby beef. È tipo patatone, certo. No, non è così. È tipo quella lì. No, sentila. Buona, mi piace, è buona. Ma la patata. Ok ragazzi, abbiamo finito la cena e ora arriverà l'ananas con la cannella, che è buono. Cotto, no, con la cannella. Da me lo fanno con la cannella. Ma che col cocco. Vabbè, siete da me lo fanno con la cannella, sarò scemo io. Allora, raccontaci, no dai, devi raccontarla, è troppo epica per non essere raccontata. Certe storie, cioè, vengono create per essere condivise. Guarda la Bibbia. Da Instagram, chi la vuoi, dai. Allora, ero andato a casa di un amico a cena, che sono i genitori. Sì. E niente, abbiamo parlato di più del meno della scuola, che la scuola ormai in Italia non è granché. Basta. Vai, dai, continua. Prego. E poi è uscito il discorso dei professori nuovi. E si è detto che il nostro professore nuovo non era granché. No, prima hai detto che era uno stronzo. Che ha messo 4 al tuo amico. La professoressa di matematica segue i miei video. E segue anche voi. Ma che cazzo dici? Comunque vi racconto della storia. Tudor ha detto che tipo l'insegnante di storia dell'arte è uno stronzo ed è un fallito perché si è laureato in architettura e... mi sto inquadrando? Si è laureato in architettura e fa l'insegnante alle superiori. Quello che il buon Tudor non sapeva
è che la madre del ragazzo da cui stava a cena è laureata in architettura e insegna arte, ma alle medie, quindi ancora meglio. E quindi lui era lo stesso tipo adesso e non ha parlato con il resto della storia. No, è che gli ho detto pure, cioè, ho sottolineato la cosa, ma guardi che, no, ma è proprio, cioè, scemo, ti pare che uno si laurea in architettura e va a insegnare? E lei, E poi tipo il figlio mi ha detto, eh no, perché mia madre domani deve fare i compiti perché lei è laureata in architettura e insegna alla scuola media. E io... Come quando di là. Perfetto, stiamo tornando a casa, la serata è finita. Ma non sputare nelle scale. Cazzo ridi te? Ancora? Anche tu, Tudor. Va bene.